Buongiorno a Diego Busiol da Ocon. Buongiorno. E Diego Busiol è psicanalista, ha una pratica avviata da anni a Hong Kong. Abbiamo avuto il piacere di sentirci per un'intervista quasi 10 anni fa. E dopo una formazione universitaria italiana di psicologia, ha conseguito un dottorato alla City University of Hong Kong. Ora, una prima domanda semplice: come prosegue l'esperienza e la pratica di psicanalista a Hong Kong? Prego. Sì, è cambiata molto. Ci eravamo sentiti appunto 10 anni fa. All'epoca ero ancora in un periodo, stavo ancora finendo il dottorato e la mia pratica era agli inizi. Adesso, dopo 10 anni, ormai faccio questo a tempo pieno. Per fortuna ho anche lasciato l'ambiente accademico e quindi mi posso dedicare pienamente alla clinica. E devo dire che mi dà molte soddisfazioni perché mi permette in questo ambito qui a Hong Kong di venire in contatto con persone di tutto il mondo. Quindi davvero pone delle questioni molto interessanti a livello clinico, a livello teorico. Sicuramente persone italiane. Quindi anche questioni di lingua, faccio analisi in italiano e poi moltissimi stranieri, moltissimi cinesi, e quindi anche in inglese con persone da tutto il mondo, storie molto interessanti, sempre singolari, nuove. Quindi diciamo che dà anche una finestra sul mondo abbastanza unica. E anche abbastanza sorprendente perché all'inizio devo dire avevo molti più analizzanti italiani o occidentali. Invece ultimamente, negli ultimi tempi, anche molti cinesi. Quindi una pratica che è anche difficile per me da definire perché ogni volta che provo a dire come va questa pratica, mi sorprende in modo nuovo, anche con domande diverse, persone diverse. Negli ultimi tempi, appunto, molti cinesi, quindi sovverte anche quella che era stata la mia prima impressione di una psicanalisi che tutto sommato interessava poco ai cinesi, invece. Devo dire che sono piacevolmente sorpreso perché per molto tempo mi sono domandato: ma alla fine questa psicanalisi può avere degli effetti qui? Può mettere radici? Può incontrare anche degli interlocutori? Ma devo dire che negli ultimi tempi sta succedendo questo, quindi dà anche qualche speranza, ecco. Sì, una questione. Qual è, nella tua testimonianza, la percezione che hanno oggi, allora, diciamo, a Hong Kong, che è una città, per dire così, molto singolare della Cina, non è tu la Cina? Ti riviene qualche cosa di come è percepita in questo momento a Hong Kong? La psicanalisi. Sì, devo dire che resta un qualcosa un po' particolare, forse non accessibile a chiunque, nel senso che comunque io adesso ricevo anche appunto molti cinesi sia di Hong Kong che della Cina continentale che si sono trasferiti qui. E devo dire che hanno dei background abbastanza diversi. Anche se in genere sono piuttosto persone giovani che hanno già avuto magari un'apertura all'Occidente, quindi come dire, sono avvertiti, non capitano qui per caso.
in qualche modo hanno sentito parlare della psicanalisi, hanno avuto magari un'educazione, un'apertura all'Occidente, soprattutto devono parlare inglese, ecco, quindi diciamo non è forse l'hong konghino medio, il cinese medio, per cui magari la psicanalisi resta ancora qualcosa di assolutamente sconosciuto. C'è molta, devo dire, incertezza rispetto alla psicanalisi, c'è curiosità, però è un qualcosa che spiazza abbastanza perché tutto sommato anche questi cinesi vengono qui con curiosità, con desiderio, però non, c'è sempre quella difficoltà a formulare una questione, una domanda, a dire, ad associare, a dire che non sia un dire qualcosa, ma che sia un dire punto e basta. E quindi c'è sempre un po' una confusione, anche forse un sentirsi spaesati rispetto al pensare che non devono preparare un argomento. Ecco, questa è un po' la difficoltà e l'idea che in realtà poi c'è anche magari da noi, però forse, come dire, siamo anche, l'abbiamo anche superata, però hanno spesso magari la difficoltà a pensare che sia qualcosa di concreto perché sembra che non sia guidato da niente, no? Sembra che sia una chiacchiera. Poi quando magari si accorgono che in realtà non è una chiacchiera, ma che, come dire, c'è un inconscio che li direziona, ci sono dei significanti delle parole, allora lì c'è la possibilità di fare qualcosa, un percorso interessante. Però ecco, è un qualcosa che culturalmente non è forse tanto nelle loro corde, quindi è difficile, bisogna creare un po' le condizioni perché qualcosa si instauri, perché il dispositivo funzioni. Bisogna anche, come dire, permettere che ci sia della fiducia da parte loro rispetto alla parola, rispetto al fatto che parlando si troverà una direzione. Ecco, questo non è immediato per loro. E quindi occorre anche un po' creare delle condizioni, fare un lavoro un po' come dire, preliminare, tutto sommato. Sì, e come incide questa anglofonia della pratica, questa anglofonia di Hong Kong, laddove hai curato un libro in inglese sulla psicanalisi lacaniana nella sua pratica, e appunto è in inglese. Com'è questo procedimento? Intanto, sì, intanto appunto una nota personale. Io quando sono venuto a Hong Kong, qui si parla il cinese cantonese, non il cinese mandarino. Il cinese cantonese è davvero molto più complesso, direi, del mandarino, per cui non l'ho mai davvero studiato, insomma, non, per cui ho sempre scelto di praticare in inglese. Si pone sicuramente questa questione della lingua che certo è anche un limite perché chiaramente si perdono tutte le equivocità dei significanti, le espressioni idiomatiche, e per quanto proviamo comunque ogni tanto anche a lavorare col cinese, però chiaramente questa è una questione. Non è ottimale, però è comunque possibile fare una pratica di ascolto. Poi devo dire che l'inglese, insomma, Hong Kong è una seconda lingua, però è una seconda lingua che molti parlano anche al lavoro, all'università. Nell'università qui è la lingua ufficiale, il medium ufficiale, quindi
C'è comunque un certo, una certa abitudine, un certo uso della lingua, ecco. Un bilingue. Per certi versi sì, molti si sono formati comunque in inglese. Cioè, c'è poi anche tutta una questione, se vogliamo, culturale. Hong Kong è stata una colonia britannica per tanti anni. E vive, ecco, un po' traumatico questo ritorno alla Cina, quindi il cinese, per loro il cinese cantonese, il mandarino lo vedono un po' col fumo negli occhi, l'inglese è una lingua di preferenza per loro e quindi è una lingua nella quale gli piace comunicare, gli piace parlare, esprimersi. A volte è anche una lingua che permette di aggirare delle resistenze, quindi non è necessariamente un limite, anzi, è comunque una lingua dell'Occidente che per i cinesi di Hong Kong è un po' un punto di riferimento, quindi ci sono tante questioni anche nella lingua. Insomma, devo dire che la questione è complessa, non ci sono solo limiti o svantaggi nell'uso dell'inglese. Sì. Sì, e come ci si può chiedere come si trasforma l'ascolto in questo incrocio di lingue, perché la lettura anche di Lacan fa che sei nell'intersezione tra italiano, francese, inglese, cinese, cioè è più sollecitato o la questione cioè, per un verso si può chiedere sì, questo che sto dicendo, cioè se cambia qualcosa rispetto all'ascolto, ma per l'altro verso, appunto, come dicevi prima, che non è un limite e non è un limite, è una questione dell'apertura, allora, perché possiamo formularla nel modo semplice, c'è umorismo, moto di spirito, il riso. Anche in Cina che parla l'inglese. Non siamo fuori dalla parola, voilà che mi sovviene. Jacques Lacan si chiedeva, e poi non con tanto umorismo, se i cinesi avevano l'inconscio. L'inconscio è la vita, è la parola, no? Forse appunto sto ponendo questioni che non sono questioni. Ciascuno No, parla. ma ciascuno parla e anche a Hong Kong c'è molto, c'è anche umorismo. La lingua cinese, essendo fatta poi di tante sillabe, ha questa particolarità che i suoni soprattutto sono molto simili. Cioè, qualcosa si può scrivere in tanti modi diversi e ha una pronuncia molto simile, quindi per certi versi i giochi di parole abbondano, anzi si moltiplicano. Quindi anche Hong Kong, come dappertutto, si fa molto, si gioca con la parola e con l'ambiguità dei suoni, dei significanti, però ho l'impressione che rimanga a volte un qualcosa come un fenomeno pop, un po' di una sottocultura, diciamo, un po' non nobile, non c'è l'ironia nobile, magari come da noi, per cui è un qualcosa che viene, certo, preso col riso, ma col riso anche un po' svalutato. Per cui il problema della cultura, secondo me, cinese in generale, è che non è una cultura tanto di parola, e quindi, come dire, prevale forse una dimensione comunicativa della parola. Si parla poco tradizionalmente a Hong Kong per comunicare, e quindi anche l'umorismo, l'ironia vengono un po' svalutati, presi come dei fenomeni
appunto non seri, mentre per noi c'è tutta invece l'importanza dell'equivoco, del significante. Quindi c'è un po' questa resistenza, diciamo, culturale a cogliere la parola come qualcosa di originario, di primaria importanza, ecco. Quindi questa svalutazione che c'è a Hong Kong e nella Cina in maniera simile, forse addirittura Hong Kong è stata accentuata, ecco, per cui c'è questo, in questo senso è un limite. L'ascolto poi in inglese può essere anche una chance, intanto per alcuni è una chance di dire quello che magari non si sentirebbero di dire in cinese. Cioè, ci sono molte resistenze, quindi parlare in inglese permette forse di aggirare un po' queste resistenze, di parlare un po' più liberamente. E penso che forse anche rispetto a una conversazione in italiano, ascoltare, parlare in un'altra lingua, come dire, porti in primo piano il fatto che non sappiamo esattamente quei significanti a cosa rimandano per l'altra persona. Quindi forse in un certo senso favorisce l'ascolto, perché appunto non si dà per scontato il significato e quindi ci può essere più domanda, non ci si precipita, ecco, nell'interpretazione. In questo senso penso che possa essere, come dire, qualcosa di positivo. Un dettaglio, diciamo, clinico in questo caso. Intervengono nelle conversazioni dispositivi nuovi, progetti nuovi? Intervengono come effetti proprio della pratica stessa? O sembra più un'autocoscienza, per dire così? No, devo dire che è difficile anche qui, insomma, generalizzare, nel senso che ci sono state risposte molto diverse. Ci sono state persone che sono cinesi, no? Che sono venute magari poche volte e poi si sono tirate indietro, altri che invece hanno assolutamente anche iniziato a leggere di psicanalisi e a formarsi in psicanalisi e hanno avuto degli effetti di parola e nella vita e hanno iniziato nuovi progetti. Quindi c'è anche un po' di tutto. Alla fine la questione poi si gioca anche nel transfer, quindi ciascuna conversazione, ciascun incontro ha degli esiti differenti, però devo dire che non, il bilancio è anche positivo, è interessante, è anche appunto una questione lì, sempre, come dire, misteriosa in un certo senso, perché se i primi tempi avevo pochi analizzanti cinesi e avrei detto che appunto c'erano dei limiti, che la cultura cinese o di Hong Kong poneva dei limiti per l'analisi. Devo dire che negli ultimi tempi forse ricevo più cinesi che occidentali e quindi anche lì tutte le mie riflessioni sono state in un certo senso così disconfermate, anzi, per cui penso che ci possa essere anche qui un interesse per la psicanalisi. Forse appunto deve anche succedere qualcosa. Qualche anno fa c'era stato qui un movimento di protesta che mi faceva un po' sperare che anche questi giovani si svegliassero un po' dal loro torpore,
e che incominciassero a porsi delle questioni e che, come dire, uscissero anche magari da un discorso mainstream dominante. Poi la cosa in realtà si è anche sgonfiata abbastanza in fretta, per cui c'è sempre forse una difficoltà da parte dei giovani a sviluppare un senso davvero critico, però non lo escludo in generale, devo dire che anzi qui forse è un po' un'isola, perché tutto sommato sono l'unico analista ancora ad oggi a Hong Kong, quindi non è che faccio testo, nel senso non sono rappresentativo della città, però qui devo dire che succedono delle cose a volte molto interessanti, molto sorprendenti. Un'ultima domanda. È un rischio di cui parlo che è già corso in Italia, ovvero la psicanalisi nel suo proseguimento clinico, per non aver affrontato certe questioni. È stata teorizzata non più dagli psicanalisti, ma addirittura dalla Corte di Cassazione. Ovvero, è la Corte di Cassazione che ha legiferato che la psicanalisi è la più alta forma di psicoterapia. Togliamo l'omaggio più alto, la psicanalisi è una psicoterapia. Per il diritto civile e penale, soprattutto penale italiano. Questo rischio c'è rispetto alla tua esperienza a Hong Kong. Io non sapevo che fossi l'unico psicanalista lì, e rispetto alle informazioni che ti vengono, diciamo, poi dalla Cina, dal tessuto cinese. Nel 2008 c'è stato un convegno su François Dolto in Cina, quindi non è che proprio non accade nulla. Però mi chiedo se più che se corre anche Hong Kong in Cina lo stesso rischio. No, ti chiedo qual è la tua testimonianza rispetto alla trasmissione della psicanalisi, cioè non mi pare da quel che dici che, come dire, che abbia bisogno di diventare alla chinoise, che non deve cinesizzarsi, ma è, come dire, è nel suo cammino. La trasformazione che c'è è quella di cui testimoni. Sì, ma questa è una domanda ampia, complessa. Allora, per incominciare, qui a Hong Kong le questioni, sì, nel senso, diciamo così, storicamente la psicologia, la psichiatria, le psicoterapie non sono sempre state molto limitate, poche persone le praticavano, poche ne facevano richiesta, quindi non si è mai legiferato in questo senso. Certo, ci sono degli psichiatri che sono psichiatri come nel resto del mondo, medicina, specializzazione in psichiatria, ma loro danno solo farmaci, sono un migliaio in tutta la città, vedono 30 persone al giorno da 5 minuti a testa, danno solo farmaci, fine. Per tutti gli altri non c'è una distinzione psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista, non c'è neanche una legislazione che richieda, certo c'è una laurea in psicologia, quindi non è che tutti possono presentarsi come psicologi, però possono presentarsi come counselor e questo è molto diffuso. E come counselor di fatto operano come terapeuti e nessuno può dire niente. Ad oggi non c'è una legislazione, quindi non c'è un primato della psicoterapia neanche. Non ci sono poi tante tecniche
perché, come dire, ci sono quelle che le tecniche tipo comportamentiste che sono arrivate tramite i canali ufficiali dell'università, e poi ci sono altre tecniche di persone che magari sono venute a fare formazione qui e hanno lasciato delle cose. Però ecco, io non ho mai incontrato qui un ostracismo verso la psicanalisi, contro la psicanalisi, nel senso che nell'essere così sconosciuta la psicanalisi non c'è neanche nessuno che ne ha dei pregiudizi, ed è una cosa abbastanza inedita per me, anche rispetto all'università in Italia, sì che avevo trovato dell'ostracismo. C'erano delle fazioni una contro l'altra. Qui devo dire che non l'ho trovato al massimo, anzi, un interesse proprio per questa diversità della psicanalisi, perché comunque il pensiero cinese è un pensiero pratico, pragmatico, ma forse più pratico, e quindi in questo essere così pratico è abbastanza interessato anche a cosa c'è di nuovo. Il limite di questo approccio pratico è che non c'è spazio, non è tanto interessato alla teoria, e quindi la psicanalisi sembra un qualcosa di difficile, complesso, inarrivabile, e quindi diciamo al momento non ci sono questi ostacoli giuridici o burocratici o in Cina funziona diversamente. Ci sono dei cinesi che studiano psicanalisi in Cina, ma tramite soprattutto delle associazioni americane che fanno questa formazione a distanza. Io ne ho avuto modo di conoscerli, qualcuno mi ha chiesto supervisione, insomma, però mi sembra che il livello sia davvero molto basso. Ho conosciuto invece diversi cinesi che, ad esempio, sono andati a formarsi a Parigi o a Londra, e sono persone molto interessanti anche, quindi, però appunto sono casi, ad oggi sono ancora magari delle gocce nel mare. Non vedo in futuro, non vedo una particolare, come dire, caccia contro la psicanalisi in particolare. Certo, la psicanalisi pone sempre delle questioni, soprattutto se pensiamo alla Cina continentale, è comunque un paese in cui c'è forse un controllo su ciò che si può dire e non si può dire, quindi pone sicuramente delle questioni per una pratica di parola. Se la parola non è libera, e quindi, però ecco, lì forse sono delle questioni diverse. Adesso siamo in un periodo, per il momento, in cui è un po' anche la Cina, da questo punto di vista, è un po' come una spugna, assorbe un po' tutto. Si parla anche di psicoboom in Cina, proprio perché manca niente legiferato, c'è un interesse, una curiosità, viene assorbita qualsiasi cosa, per cui anche le peggiori teorie, le più strampalate, ecco, quindi. Sì, ho la sensazione che lo psicoboom annunci un boom di psicoterapia e non di intellettualità. Ma ci sta. Purtroppo sì, psicoterapie brevi di cose, anche che forse è un modo confuciano, cinese, di intendere una certa relazione d'aiuto, ipnotica forse, o comunque di un maestro, o comunque di consiglio, comunque di fare in fretta e dire delle cose immediatamente assimilabili. Quindi c'è sicuramente questo rischio. E anche qui a Hong Kong, però anche qui questa è un po' la teoria, e poi devo dire che io, praticando la psicanalisi, io non penso di essere mai sceso a compromessi rispetto a questo, e comunque ho molte persone, quindi voglio dire, è vero anche che forse c'è una tendenza ad andare verso luogo comune, ma in realtà poi non è così, nel senso che poi
ciascun incontro, se c'è della qualità, comunque le persone preferiscono la qualità e non i consigli o le ricette comportamentiste, ecco. Grazie, io cito questo libro, allora che hai pubblicato in inglese, Lacanian Psychoanalysis in Practice, io la pronuncia dell'inglese è diciamo decisamente imperfetta, ed è edito a tua cura, ci Sì. sono interventi di 14, mi pare, psicanalisti. Io ringrazio Sì. per l'invito che mi è stato rivolto ed è edito, beh, preferisco che lo pronunci tu, sta casa editrice che è notissima. Routledge. Routledge, di Londra, in New York, se non erro. Sì, internazionale di Londra, comunque certo, è un libro che è il secondo libro che scrivo qui a Hong Kong, appunto, è un libro, ovvero ho scritto il primo libro proprio più su Hong Kong, perché la mia ricerca era forse rispetto sia a Hong Kong, ma poi anche alle radici forse del pensiero occidentale, quindi. E poi con la pratica è venuto questo secondo libro che più invece di clinica, a partire dalla clinica, a partire anche da tante questioni, ma anche delle domande come ci siamo posti oggi, come far intendere l'analisi, come farla vivere qui, come praticarla. E quindi è stato un modo per. Poi l'ho voluto scrivere in inglese e non in italiano, anche se sarebbe stato molto semplice in italiano, ma volutamente in inglese per offrirlo appunto a un pubblico internazionale, perché appunto mi sono accorto che a volte loro nel senso stranieri, cinesi, occidentali, anglofoni, insomma. Non conoscendo anche la psicanalisi, non avendo dimestichezza, mi sembrava importante offrirgli qualcosa di nuovo che secondo me potrebbe fare davvero la differenza per loro, e quindi c'è stato questo lavoro per cercare di renderlo più disponibile, insomma, a quante più persone possibile. Magari poi ne parleremo la prossima volta. Sì, allora io ti ringrazio, Diego. Abbiamo conversato con Diego Busiol da Hong Kong. I ringraziamenti anche da parte di Libri.tv e dei suoi ascoltatori. E ci diamo appuntamento a un'altra volta, allora, ancora. Grazie. Bene, grazie per l'invito, grazie a Libere.tv. Va bene.